Live Social. Live Social, Radio News 24, Matteo Di Lillo in compagnia oggi di Pasquale Iacobucci, ben trovato. Salve, ben trovati, grazie. Allora, senta, io qua vedo che lei è il presidente della ASD Urban Sport, corretto? Sì, correttissimo. E ASD per cosa sta? Associazione Sportiva Dilettantistica. Perfetto, ASD Urban Sport. E insomma, lei è presidente, quindi immagino che insomma la società sia sua, corretto? Sì, esatto. Io veramente ho una duplice veste, nel senso che sono presidente dell'associazione e anche il maestro di tennis dell'associazione. Quindi coordino un po' tutta l'attività che svolgiamo. Corretto, quindi insomma lei gioca a tennis e insegna agli altri a giocare a tennis. Esatto, ho fatto il tennista, sono stato tennista e ovviamente poi sono diventato maestro per passione e ci ho fatto il mio lavoro. Quindi in questo periodo soprattutto che siamo tutti un po' a casa, immagino che la sofferenza sia molta. Tantissima, sia da parte mia sia da parte dei miei allievi con cui ci sentiamo, ci scriviamo, sia a bambini che a tutti. Purtroppo il periodo è quello che è, ma dobbiamo stringere tutti quanti i denti e restare a casa. Certo, certo. Tutti. E come nasce questa sua passione per il tennis? Dunque, prima esperienza di sport a 8 anni, mio papà mi chiese che sport volevo praticare, ho provato il tennis, è stato un amore a prima vista. E le faccio la confidenza che a 9 anni, dopo un annetto, dissi già ai miei genitori farò il maestro di grande, e così è stato. Quindi contro anche la volontà un po' dei genitori, perché pensavano che era, sai, un sogno di ogni bambino, e poi alla fine si è realizzato. E invece qualcuno alla fine in fondo ce la fa, quindi mai demordere dai propri sogni. Sì, assolutamente, seguire sempre i propri sogni e passioni. E quindi senta, io le chiedo, che cosa fate in questa vostra attività, in questa vostra associazione? Di cosa vi occupate? Allora, le spiego brevemente. Siamo un'associazione che è nata nel 2009. Io però faccio il maestro da 25 anni. La nostra associazione è nata dalla voglia di 3 appassionati di tennis e quindi abbiamo costituito questa associazione Urban Sport che opera a Campobasso. Per fare la nostra attività purtroppo non siamo padroni di una struttura nostra, ci appoggiamo ad un'altra associazione che è proprietaria di una struttura, che è l'associazione La Baita, e ha 3 campi polivalenti, calcetto e tennis, e ovviamente coperti perché a Campobasso il meteo non ci aiuta perché fa sempre freddo, e in più abbiamo 2 campi da beach tennis e beach volley coperti con un pallone presso statico, per cui abbiamo la possibilità di svariare un pochettino su tutte le discipline del tennis. Live Social.